Mister Mirko Cudini, primo dispiacere interno di questa stagione, lo vogliamo commentare? Ma è una partita dura, combattuta. Sapevamo delle caratteristiche della squadra avversaria, molto fisica di ripartenza. Abbiamo concesso qualcosa nel primo tempo, in qualche ripartenza e una ci abbiamo preso gol. Però devo dire che poi alla fine la partita è stata fatta discretamente. Secondo tempo poi l'abbiamo ripresa, andando a cambiare un po' l'assetto. In quel frangente forse dovevamo fare qualcosina in più per cercare di portarla alla porta, la nostra parte come inerzia e come risultato. Proprio dopo abbiamo pagato su un traversone messo dentro, su una situazione dove loro sono anche bravi, come sapevamo, e quindi ci dispiace soprattutto non aver dato soddisfazione alla nostra gente, che ci è sempre vicina, ci dispiace soprattutto per noi, per il morale in questo momento, perché ci tenevamo a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. C'erano diverse assenze, davvero tante. Era un Foggia questo incerottato e quasi costretto al 3-5-2 iniziale. È soltanto questo o c'è dell'altro in questa sconfitta? No, al di là delle assenze, sicuramente sono sempre importanti perché mancavano giocatori importanti, però assolutamente no. Chi è andato in campo ha fatto il suo. È normale che poi strada facendo qualche cambio l'abbiamo dovuto fare per necessità anche, e quindi abbiamo dovuto un po' cambiare l'assetto. Qualcuno è arrivato alla fine proprio al limite, e quindi però sono contento di quello che hanno dato i ragazzi. Non siamo contenti del risultato, questo è chiaro, ma quando si perde, soprattutto in casa, è normale che c'è delusione, c'è rabbia, c'è disfattismo sotto certi aspetti, ma non dobbiamo dare. Dobbiamo dare dei segnali noi. Io credo che la prestazione sia stata fatta, al di là dei risultati, che non ci ha premiato. Devo dire che la squadra ha lottato, ci ha sperato fino alla fine, ha combattuto fino alla fine, però evidentemente non è bastato e doveva fare molto di più.